Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha inviato al prefetto di Salerno la richiesta di una convocazione di un tavolo tecnico per l'emergenza cinghiali sul territorio salernitano. Il primo cittadino è stato tra i primi a lanciare l'allarme sul problema, seguito poi dai sindaci di Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Caggiano e altri comuni del territorio, e ha strutturato con dei tecnici una proposta operativa per l'apertura della caccia a tempo indeterminato al cinghiale fino al superamento dell'emergenza. Ascoltiamo le parole di Esposito. La nostra idea era quella di sensibilizzare i sindaci, e non solo i sindaci, tutti i cittadini del Vallo di Diano e del Cilento, tutti quei sindaci e quei comuni che hanno questa problematica ormai annosa e devastante per il nostro territorio. Dico subito che praticamente noi il prefetto lo convocheremo ad Oras a una riunione a Sanza per fare il punto della situazione. Se ci sarà bisogno faremo anche altre manifestazioni eclatanti. Io per primo andrò a incatenarmi davanti alla prefettura per sollevare il problema, insieme ad altri sindaci che mi vorranno seguire. Solo con azioni eclatanti, non con passerelle e con altri convegni, risolveremo il problema cinghiale. È uno stillicidio quotidiano, sindaco, cittadini che tutti i giorni arrivano in municipio denunciando l'aggressione da parte degli ungulati alle coltivazioni agricole. Dunque la proposta è quella dell'abbattimento to cure fino alla risoluzione dei problemi. Sì, non posso più sopportare di vedere decine di contadini anziani, perché sono quelli che ancora lavorano la terra, con le lacrime agli occhi venire al mio studio in comune a piangere perché i loro raccolti ormai non ci sono più e sono stati divorati dai cinghiali. Se questa è la situazione, noi dobbiamo dare una dimostrazione di efficienza, anche rimettere il mandato da sindaco, portare le fasce in prefetture e dire al prefetto, così come è stato fatto con le mucche che erano stato brato sul Monte Cervati, che ci sia un abbattimento insieme a tante forze spiegate in quell'occasione per risolvere il problema cinghiale. Io credo che questa sia l'ultima volta che parlo di queste cose, poi passeremo all'azione.